Salve a tutti, per la prima volta mi potete vedere nello schermo in alto a destra. Sono una ragazza che ama il calcio e voglio condividere con voi questa mia passione. Ho fatto altri video comunque, potete vederli nel mio canale, ma soltanto con la mia voce. E oggi volevo iniziare una nuova carriera con la Lazio, come potete ben vedere. Ho già fatto, diciamo, ho già messo le informazioni sul mio nome e le altre varie cose. E ho già visto i giocatori che sono in rosa. Ho già scelto chi comunque dovrà essere venduto e chi comunque potrà restare in rosa a meno di un'offerta pazzesca che può arrivare. Allora, ho messo sul mercato Sculli, Siani Ederson, Novaretti, Antic, Oikonomidis, Conco, Pereirinha e poi in prestito Pere, Toncara, Brafaid, Gentiletti a causa del fatto che sono appena arrivati e non posso venderli. Il mio progetto è quello di comunque giocare con un 4-3-3, comunque con Candreva e Felipe Anderson, che secondo me sono i punti fermi di questa squadra, e Georgevic, che comunque anche lui è un buon attaccante, anzi c'è anche Klose, come ben sappiamo. E in porta per il momento credo che va bene così, comunque Marchetti è un buon portiere. Quello che secondo me dovremmo migliorare tantissimo è la difesa. Ci mancano almeno altri due centrali perché molti andranno via. E un terzino sinistro che secondo me Radu potrà fare la riserva, ma Brafaid l'ho messo in prestito, se non mi sbaglio, quindi ne rimarrà soltanto uno. Terzini destri abbiamo messo in vendita già Conco, se non mi sbaglio, e Pereirinha. Abbiamo Cavanda e basta, che vanno bene così. A centrocampo secondo me siamo messi bene, è il reparto più completo secondo me, perché abbiamo Nazzi, Lulic, Ledesma, poi ci sono in campo già Parolo e Biglia. Vabbè, Mauri si ritirerà a fine contratto, quindi non posso venderlo né niente. E poi abbiamo anche Cataldi, sì, l'avevo perso per un momento. Quindi secondo me a centrocampo siamo messi abbastanza bene. Potremmo anche trovare un attaccante, nel caso Klose comunque ha i suoi 36 anni, quindi è abbastanza, potrebbe infortunarsi facilmente. Poi ci ritroveremo soltanto con Georgievic. Sarebbe un po' rischioso, anche se abbiamo soltanto il campionato, però meglio non rischiare. Per il momento è tutto. Abbiamo un budget di trasferimenti di 15 milioni. Comunque possiamo allestire una bella squadra, secondo me. Nel prossimo video vedremo più o meno i primi giorni di mercato. Comunque siamo ancora al 1° luglio, quindi c'è tutto il tempo per fare tutte le trattative di mercato possibili. Vi saluto, per il momento è tutto. Lasciate un mi piace, commentate il video, condividetelo. Ci vediamo al prossimo video, ciao! Thank you.